Ciao miei cari followers. Ora state vedendo il meraviglioso Duomo di Milano. Pensate che il suo vero nome è Basilica di Santa Maria Nascente. La sua abside fu terminata nell'anno 1395 sotto la direzione di Filippino degli Organi e seguendo il progetto di Nicola de Bonaventis. Nel 1404 invece fu costruita la sua prima guglia e fu posta dove si trova questa guglia una statua raffigurante Gian Galeazzo Visconti, nipote di Bernabò Visconti, anche chiamato Barnabò Visconti. Pensate che nel 600 il Duomo ancora non era stato completato. La sua costruzione è durata veramente centinaia di anni. Inizialmente al posto della cupola c'era una struttura in legno. Io mi riferisco all'epoca del 400, quando ancora non esisteva la cupola che c'è adesso. Nel 600 ancora c'erano all'interno di questa chiesa, di questa basilica, dei cantieri, c'era ancora un cantiere al suo interno, mi correggo. Allora facciamo prima una foto di Lucia. Nel 600 c'era all'interno del Duomo uno dei chiodi con la quale Gesù Cristo fu crocifisso. Pensate quindi, stupendo, stupendo proprio. E sempre nel 600 il cardinale Borromeo, San Carlo Borromeo, aveva istituito la processione del Santo Chiodo, basata proprio su questo chiodo santo di cui vi ho appena parlato. Questa processione iniziava proprio al Duomo di Milano. Non vi sto a raccontare tutto ciò che riguarda il Duomo di Milano per non annoiarvi. Ora state vedendo la meravigliosa e da me tanto amata Piazza del Duomo. Io amo tantissimo questo luogo di Milano. Ciao carissimi!